Carica di simbolicità, la Chiesa continua ad indicarci vie di spiritualità. Nascosti tra le pietre, segni antichi e profondi ci guidano in una catechesi a cielo aperto. Siamo qui a Guardialfiera per continuare ad ammirare anche dall'interno la nostra bella antica cattedrale. Insieme ad Elisabetta scopriremo tante ricchezze che i nostri antenati ci hanno tramandato. Siamo all'interno dell'antica cattedrale di Guardialfiera e quella che noi adesso ammiriamo è una chiesa che ha un impianto architettonico di tipo basilicale ad una sola navata. Questo è stato frutto dell'ultima risistemazione sostanziale che la Chiesa ha subito dopo che la diocesi di Guardialfiera è stata soppressa nel 1818 e che quindi è stata questi lavori di risistemazione che sono stati fatti tra il 1841 e il 1858. Tra le altre cose che questi interventi hanno fatto c'è stata per esempio la eliminazione di due file di colonne che dividevano questa chiesa in tre navate. Durante questa risistemazione sono anche stati trasferiti qui nella chiesa alcuni reperti ed alcune testimonianze che invece erano presenti nel Palazzo Vescovile che si trova a poca distanza da questa cattedrale e tra questi quella una testimonianza di particolare importanza e di interesse è un frammento di una epigrafe sulla quale è indicato il nome del primo vescovo della diocesi di Guardialfiera, che era il vescovo Pietro che già nel 1075 reggeva la Santa Chiesa di Guardialfiera. Nel corso degli anni i vescovi di Guardialfiera si facevano promotori di alcune opere. Una di queste è per esempio questo bellissimo fonte battesimale che è a forma quadrata ma poggia su una colonna che ha una base circolare e sulla quale è scolpito proprio lo stemma del vescovo che lo ha fatto costruire e che è risalente al 1537. Adesso ci avviamo nella cripta, che è la parte architettonica più antica della chiesa cattedrale. Infatti purtroppo non ci è giunto tutto perfettamente conservato nel corso degli anni di questa chiesa, ma sicuramente la parte che è veramente molto suggestiva e molto molto bella è appunto la cripta della chiesa originaria. Già Elisabetta ha parlato dell'aspetto storico di questo battistero. Prima stava all'ingresso della chiesa e qui facciamo i battesimi. Ed è molto bello veramente che il bambino entra e viene inserito nella comunità cristiana e tutti noi lo accogliamo
Abbiamo fatto anche dei battesimi in questo periodo ed è sempre una gioia per la nostra comunità. Anzi, vi devo dire che abbiamo preso l'abitudine, appena nasce un bambino, anche all'ospedale, mi avvisano e suoniamo le campane a distesa. Ecco, è un segno della gioia per la vita nuova che arriva e che poi diventa anche vita dei figli di Dio con il battesimo. Nel corso dei secoli la Chiesa è stata arricchita di tanti elementi e di tante belle testimonianze. Una di questi è per esempio l'organo che abbellisce la Chiesa non soltanto con il suo suono ma anche con la sua bellezza. L'organo è del 1746 ed è costituito da 25 canne ed è stato perfettamente restaurato di recente ed infatti a tutt'oggi è ancora funzionante. Il vecchio meccanismo, diciamo manuale meccanico, oggi è stato sostituito da quello elettrico, ma questo non ha tolto la bellezza e la particolarità del suo suono. Tant'è vero che proprio recentemente l'organo si è visto protagonista di un bellissimo concerto tenuto dal maestro Gianluca Libertucci, che è l'organista ufficiale delle udienze generali del Santo Padre ed è l'organista ufficiale della Cappella Sistina, che si è trovato proprio qui a Guardialfiera per studiare e per ammirare questo bellissimo organo e ha voluto donare alla nostra comunità un suo bellissimo ed emozionante concerto. La diocesi di Guardialfiera è stata istituita per volere del Papa Alessandro II. Anche questa istituzione della diocesi è legata alla importanza che la comunità di Guardialfiera, la comunità cristiana di Guardialfiera ha avuto ed in particolare alla ospitalità e all'accoglienza che essa ha donato a Papa Leone IX. Oltre a questo aspetto, però, non dobbiamo sottovalutare l'importanza politica che Guardialfiera ha avuto. Infatti, la diocesi era una diocesi suffraganea dell'arcidiocesi di Benevento, della quale era metropolita Milone, ed era quindi un avamposto molto importante e anche dal punto di vista territoriale e strategico per il controllo del territorio, proprio un avamposto importante proprio del Ducato di Benevento. Qui ci troviamo di fronte a una cartina geografica dell'Abruzzo e Molise del XIII-XIV secolo con tutte le diocesi e si vede benissimo la diocesi di Guardialfiera. Ora, io sono stato a Roma nei Musei Vaticani, c'è quel salone delle carte geografiche e una carta di tutta l'Italia. In quel periodo i paesi, o meglio le diocesi, erano Larinum, Guardialfieres, Triventum e Boiano. Io vi sfido a trovare Campobasso, che è proprio piccolo piccolo qua. I miei amici dell'Abruzzo che vengono mi hanno fatto notare addirittura che Pescara non c'è per niente proprio. C'è Penne. Ecco, tant'è che adesso c'è come Campobasso Boiano, così c'è la diocesi di Pescara Penne.
La cripta della chiesa è la parte più antica che si è conservata e che ci è giunta a noi, ma pensate, è anche la parte che è stata scoperta soltanto di recente. Durante i lavori di restauro curati dalla sovrintendenza regionale nel 1975. Questa cripta che presenta una copertura a voltine a crociera che poggiano su queste colonne a base circolare con capitelli cubici, colpisce per la sua lavorazione semplice e rudimentale, ma proprio per questo motivo rende l'atmosfera che si respira qui nella cripta molto mistica e suggestiva. La cripta conserva un bellissimo affresco che raffigura l'immagine di una donna con una corona e che tra le mani porta un catino che contiene gli occhi. È discussa la iconografia di questo affresco. Per alcuni studiosi è la raffigurazione di una feudataria della famiglia de Soliac, che era appunto la famiglia di feudatari proprietari del feudo di Guardialfiera, ma per altri studiosi invece questa figura rappresenta la immagine di Santa Lucia, proprio perché su questo piattino porta appunto gli occhi, e Santa Lucia è la protettrice della vista ed inoltre è stata la prima martire cristiana donna. Siccome le cripte erano utilizzate per la venerazione delle immagini sacre ed i primi santi che sono stati venerati sono stati appunto i martiri, è molto probabile che questa figura rappresenti Santa Lucia e che questa cripta era proprio dedicata alla venerazione di Santa Lucia. A Guardialfiera, da quasi 40 anni, si tiene la bellissima tradizione del presepe vivente che si svolge nella parte vecchia del paese che circonda la cattedrale, durante il quale si possono visitare delle scene che sono allestite in quelle che sono le casette, le cantine e gli angoli del Borgo Vecchio. Si risale quindi il Borgo Antico e si giunge fino alla cripta, nella quale viene allestita la scena della Natività. Come potete vedere, non c'è molto di artificiale qui nella cripta da costruire, in quanto già così com'è nella sua semplicità crea una atmosfera veramente emozionante e veramente suggestiva. La cripta ha una pianta rettangolare ed è triabsidata, infatti presenta un abside più ampio centrale e due absidi più piccoli laterali, ai quali però sono stati aggiunti nel periodo successivo alla sua costruzione dei pilastri di rinforzo che sono stati appunto resi necessari proprio per rafforzare tutto l'impianto della chiesa. Il corridoio che porta all'esterno della cripta è stato aggiunto soltanto recentemente, ma la porticina che invece consentiva dall'esterno l'ingresso alla cripta è delimitata da questo piccolo arco gotico. Non c'era nessuna comunicazione con la chiesa superiore, anche le scale che abbiamo
abbiamo appena percorso sono state costruite soltanto nel 1975, ma l'unico accesso alla chiesa superiore era rappresentato da un piccolo cunicolo del quale adesso si conserva soltanto una parte. Questo è il centro proprio, il presbiterio. L'altare alle spalle, che è un, diremmo così, comune anche, altare barocco del 1700. Voglio far notare in modo particolare l'arco che si vede qui, che è il rosone che abbiamo visto all'esterno. Ora, noi non riusciamo a immaginare com'era la chiesa prima, perché certamente da questa parte non si poteva estendere, che c'è il precipizio. Abbiamo questi resti che cerchiamo di leggere. Ci sono questi due absidi da una parte e dall'altra, che fra l'altro sono anche asimmetrici. E poi anche abbiamo il bel lavabo, ecco, che è stato ritrovato e messo qui vicino all'ingresso della sacrestia. Qui siamo dietro all'altare e c'è questo coro che certamente avrà resistito anche all'ultimo terremoto, perché qui ci troviamo proprio sopra la cripta. Si vede lo stemma del vescovo che l'ha fatto costruire. È puntato, dice, Franciscus Antonio de Lauria a Cassano, forse Cassano Murge, Episcopus Guardiensis. E qui prima il vescovo e i canonici si riunivano per la recita soprattutto delle ore divine. E questo è un luogo significativo anche perché prima il vescovo e gli altri prelati si riunivano effettivamente per celebrare, diciamo, le ore canoniche dalla mattina e poi fino alla sera. E i canonici, ecco, erano soprattutto, diciamo così, impegnati proprio in questa preghiera col vescovo, per tutta la comunità, per tutta la diocesi. Ora andiamo a vedere l'altare e l'urna di San Gaudenzio, martire, che è stato preso dalle catacombe a Roma ed è stato portato qui come un dono alla nostra diocesi. La festa la facciamo il 1 giugno. E solo il 1 giugno fino al 2 si apre anche la Porta Santa con le indulgenze, plenaria, ecco, pregando, confessandosi, comunicandosi, in modo che tutti possano attingere a questo, come dire, tesoro che la Chiesa ha, di poter, ecco, rimettere i peccati con la confessione, ma anche la pena con l'indulgenza, che è applicabile anche ai defunti. Vediamo proprio le ossa di San Gaudenzio martire, che è venerato da tanto qui nel nostro paese
c'è anche il recente, ecco, abbellimento che è stato fatto a questo altare. Avere come patrono un martire è molto significativo, perché la Chiesa e la nostra fede è fondata sulla testimonianza, sul martirio, che vuol dire proprio testimonianza, degli apostoli e di tanti nostri fratelli che ci hanno preceduto lungo i secoli. E noi questo l'abbiamo ereditato da quelli, ecco, i nostri antenati, e anche dai nostri cari che ci hanno educato alla fede, non tanto con le parole, ma con la testimonianza cristiana della loro vita. E noi abbiamo ricevuto questo tesoro e siamo anche responsabili, lo dobbiamo far crescere nella nostra vita per poterlo donare anche a tutti gli altri, specialmente ai piccoli, ai ragazzi e ai giovani, in modo che, ecco, la fede e la carità possa essere trasmessa per sempre, per tutti i secoli futuri. Ora, il nome Gaudenzio è molto significativo, perché la gioia è un connotato, un distintivo del vero cristiano. Gesù dice: io vi do la mia gioia, non è come quella del mondo, ma è proprio grande, importante. E anche Papa Francesco, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia. Questo, diciamo, deve essere il nostro atteggiamento. Dobbiamo comunicare agli altri la nostra fede e anche li dobbiamo invitare a partecipare con noi all'Eucaristia, agli altri sacramenti, proprio, ecco, facendo vedere che noi siamo contenti di essere uniti a Gesù, di vivere come fratelli all'interno della Chiesa. Qui ci troviamo di fronte all'altare con il tabernacolo, perché è stato costruito dall'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento. Qui abbiamo anche una pergamena. E nell'antichità qui celebravano le messe, ecco, tutti i vari sacerdoti e canonici, proprio per il popolo. E l'Arciconfraternita, noi sappiamo, che avevano una funzione non solo religiosa, ma anche sociale, perché si aiutavano fra di loro per superare tutte le difficoltà, uniti nella fede e nella carità, anche concretamente, praticamente, per risolvere i problemi delle famiglie nella vita quotidiana. Ed entriamo nella sacrestia, dove abbiamo alcuni resti, perché si dice che è successo anche un incendio, per cui l'archivio comincia solo dal 1600. Ma sono significativi questi ricordi, diciamo, simboli dell'ultimo vescovo, Monsignor Speranza. Ecco, c'è la mitra e pontificale e anche per il sigillo, ecco, perché si metteva sulla cera lacca proprio il simbolo del vescovo. Un
Un altro ricordo che abbiamo dell'ultimo vescovo, Monsignor Speranza, è questa bella pianeta dorata. In modo particolare voglio far notare sotto lo stemma suo, che siccome si chiamava Speranza, ha messo anche l'ancora, che è proprio il simbolo della speranza. Prima di salire sul campanile, qui osserviamo la foto di coloro che l'hanno costruito nel 1925 con pietre locali qui della nostra cava. Notiamo l'arciprete, il viceparroco, l'ingegnere, il capomastro e poi un particolare, i bambini che imparavano il mestiere dei genitori e già da piccoli, allora non c'era la scuola, lavoravano insieme a loro. Qui siamo dall'alto, vicino all'organo, e nell'ultimo restauro che hanno fatto dal 1975-80, hanno fatto una bella pulizia, togliendo tanti elementi appiccicaticci più o meno barocchi, e quindi l'hanno riportato allo stato originale. Hanno messo a faccia vista tante pietre molto significative. Qui abbiamo una addirittura del 1227. E ora, anche se diciamo semplice, c'ha tutta una bellezza particolare questa nostra antica cattedrale di Guardialfiera. Qui siamo sulla volta della chiesa e hanno fatto veramente un bel lavoro, perché per non appesantirla qui ci sono tante coppette, noi vediamo i buchi che ci sono e all'interno sono vuoti, così che l'hanno potuto riempire senza caricarla molto di peso. E poi anche, come al solito, anche diciamo il tetto, che è in legno, e questo l'hanno fatto molto bene. E dopo l'ultimo terremoto hanno aggiunto sia giù che anche qui tutti questi tiranti, in modo da renderla ancora più solida e resistente ad eventuali terremoti che ci potrebbero essere. Siamo saliti sul campanile, che non solo è alto, ma trovandosi in cima alla collina spicca benissimo tutto intorno. Qui ci sono queste quattro campane. Questa è la campana nuova che abbiamo fatto recentemente nella fonderia pontificia di Agnone. Perché? Perché l'altra campana, la più antica del 1600, si è rovinata al gancio superiore, quindi non può suonare a distesa. Allora l'abbiamo bloccata e suona solo a rintocchi, e abbiamo fatto questa nuova. Dovevamo scegliere la tonalità. Siccome il campanone è più grande, costruito dopo la Prima Guerra Mondiale, è un re della scala. Questa antica è un sol e la più piccola è un re dell'altra scala. Quindi abbiamo studiato e abbiamo fatto un si.
in modo che abbiamo Re, Sol, Si, Re, per creare, diciamo, una tonalità abbastanza armonica. Qui, da questa parte, c'è la veduta del corso e della parte che va verso il bosco. È chiaro? Poi abbiamo la veduta verso est, che fa vedere il lago, e quando è sereno si intravede anche il mare verso il fondo. La veduta ovest, con questa campana più antica, che adesso, ripeto, sono solo col telebattente, dove c'è la foresta e la montagna. L'altra veduta a sud, con la campana più piccola, dove c'è il paese antico, che abbiamo visto anche Piedicastello e tutta la zona più storica proprio del paese. Qui abbiamo la campana più antica del 1600 ed è consacrata al Santissimo Sacramento. Si vede bene la figura lì sopra. Ho già spiegato prima che adesso è fissa, non si può muovere, e sono solo arrivati. Però abbiamo voluto conservarla per la sua storicità. Questa è la campana nuova che abbiamo inaugurato poco fa, ed è un sì, è dedicato al San Giuseppe, del quale abbiamo una grande devozione qui a Guardialfiera, e si fa anche una bella festa, appunto, con la tavolata e tutte le altre tradizioni. Qui abbiamo il campanone più di 13 quintali, che è stato costruito dopo la Prima Guerra Mondiale, e sopra ci sono i nomi di tutti i caduti della Grande Guerra. Questa è la parte più suggestiva, perché, come ho già detto, c'è la veduta del nostro lago. Abbiamo la campana più piccola, che è un re superiore, come abbiamo detto, e si armonizza con le altre, e dà nella parte sud, ecco, verso la montagna di Casacalenta, c'è il viadotto e il paese antico qua, Piedicastello. Così abbiamo concluso questa nostra breve visita alla nostra antica cattedrale, salendo qui su questo posto meraviglioso. Ora io vi invito tutti quanti, ripeto che quest'estate tanti turisti sono venuti. Per esempio, io ho fatto amicizia anche con un sovrintendente della Basilica di San Marco a Venezia. Da tante parti, da Firenze, Milano,
Torino, dal Trentino, sono venuti qui ad ammirare la nostra cattedrale e anche il nostro bel panorama. Quindi, ecco, io vi invito a venire e, diciamo così, per ammirare e per fare anche amicizia, augurandovi tutti quanti con il cuore ogni grazia, ogni benedizione. La comunità cristiana si riconosce nei suoni che si espandono in un'aria tersa, e mentre la natura sorride ai viandanti, la Chiesa è sempre lì, custode secolare di una fede che si rinnova nei simboli da contemplare e da vivere.